Perché non va? Perché non va, Madonna. Ma ci sono. Enrico, bello mio. Buonasera, brother. Fede, mi puoi far sapere se sono su YouTube? Perché mi sa che c'è un errore. Filo russo, bello mio. Ma mi vedete, raga, su YouTube? Andrea Miranda, buonasera, bello mio. Signori, oggi se mi vedete un po' con la voce così, perché sono raffreddato, eh. Però sto bene, sto bene. Ah, perfetto, si vede, perfetto. No, perché a me dà tipo un errore, però non lo so. Aspetta, ecco, controllo pure io, vediamo se da telefono si può vedere. Oddio. Vediamo. Com'è che ha messo quella pubblicità? Guardalo lì. Federica Buontonno, Andrea Merchiori, bello mio, Slime the Best, Maschito, bello mio. Allora, vediamo se ci siamo. Sì, ok, ci siamo, perfetto, va bene. Signori, signori, oggi singoletti incredibilissimi. Tra l'altro ho creato un paio di classi, cioè ho creato. Volevo riusare il bus B, solo che poco fa l'ho provato e fa cagare questo mirino che ho messo, quindi lo vado a sostituire con un mirino goloso, per esempio il l'eagle, mettiamoci l'eagle e togliamo questo qui al posto di questo. Guardalo lì, guardalo là, trallallero, trallallà. Grazie Dani, bello mio per l'avoramento a Guardalo livello 1, hai lì! guadagnato 10 cm di penne, una boccettina di vasellina, guardalo lì! Grazie brother, grazie di cuore. Vai che già partiamo carichi, signori. Allora, mi faccio io un paio di singoli, vediamo come sono le lobby, dopodiché potete consigliare voi le armi di merda da usare. Potete consigliarmi qualsiasi arma, tranne il Joker, che sarebbe il lanciarazzi che mira in aria e non ha mai preso nessuno. Quello lì. Per il resto potete consigliarmi tutti, anche forchette... Cucciara, così. Vediamo come sono le lobby. E poi in caso ci facciamo pure qualche coppia con Federica, che è abbastanza sudata, già si vede. Sburracchiotto, perlomeno, che nome di merda. Benvenuto. Gioca mouse e tastiera. Oh, Dio mio. La prossima, brother, vabbè. Enrico, la prossima te la gioca in backup. Dai. E per adesso è il tempo che mi riscaldo, che non si sa mai, raga. Di solito la prima partita è sempre buona. Almeno me la gioco col pad. Icebeccaio, bello mio, buonasera, come stai, brother? Mamma mia, raga. Oddio. Ah, chili e chili di morbo. Solo in un fazzoletto. Black Lizard, bello mio. Anche su Twitch, come stai? Vediamo come sono queste lobby. Asbregafio, che cazzo significa, Andrea, per lui? Allora, caffettino. Sampolo Calcio, buonasera, brother. Benvenuto. Vediamo come vanno queste partite incredibili. Allora, che poi devo provare il bus B. Vabbè, poi qua c'ho il Morse. Poi qua volevo provare pure la mitraglietta quella nuova, che ce l'ho a livello 3. Non è manco maxata, non ho il caricatore quello grande. Insomma, è un casino, però vediamo. E poi dopodiché volevo provare armi di merda, sperando sempre che le lobby se lo permettono, che se troviamo lobby di sudati come ieri è un casino. Grazie Dani per i due. Grazie di cuore, bello mio. Ci muovono i contratti. In testa siamo in tanti. Tutto raffreddato, bro. Sono raffredduso. Addio mio. Perché c'è stato vento, raga. Qua da noi c'è stato un misto tra caldo, però vento. Buonasera Dark, come stai? Per questo, Giuseppe 1982, cosa prezioso, Spettro, benvenuto brother. Ah, Dio. Luca Gioia, benvenuto Marco Scuto, Davide. Vai. Vai che questa è vinta, raga. Prima partita mi droppo direttamente a prison, selvaggi. Non useremo le armi, useremo colpi di cazzo per questa partita, perché me la sento questa contanti, in qui. testa siamo in tanti, pelati affascinanti. Sì, tutto bene, a parte un po' di raffreddore, c'è cioè un po' di mal di gola. Ci
Poi il naso che mi scolla. Siccome c'ho il piercing, a volte anche me ne accorgo. Ed sono traumi. Allora, qua già c'era qualcuno. Guardalo. Oddio, un cane. Ho bestemmiato senza volerlo, raga. Ne sono accorto ora. Guardalo lì, guardalo là. Trallallero, trallalla. Dovevi coprire le tue tracce, cavron. Eh già, sono due. Forse c'era pure uno a boccione. Vediamo se riesco. Forse no. Uno è sceso sotto. Oh, ma che arma è? Una bestia sta roba. Ma vai a caga. Ah, l'ho fatto? A caso? Ma non è possibile. Ora sì che è possibile. Guardalo lì con quanta precisione incredibile. Siamo dei cazzo di fenomeni. Fede, prendi spunto. Fede, prendi spunto. Ah, colpo de corna. Guardalo lì. Mamma mia, di cecchinate, raga. Una craccata. Oh, a tutti, raga. Un uomo. Un uomo. Un uomo. C'è un altro. Qualcuno a colpi di medio calibro. No. 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 Sì. Ci sto capendo un cazzo. Uno è qua, è pieno. Dai, sono senza colpi. No. L'ho fatto, l'ho fatto, l'ho fatto. Vai, conferma, ecco. Suca! Suca! Oddio! Oddio, raga, è un coglione! Che cosa è successo? Mi ha fatto alzare, non ho colpi. Dai, 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 una cassa, un'arma, una... Dai, non morire così, ti prego. Che culo. Che culo. Ma chi cazzo ho incontrato, raga? Il re dei polli. Mi ha salvato la vita. E oggi sto facendo singoli, brother. Dai. Dai. Che mira di me. Oddio. No, quanti minchia siete. Pure da dietro. Allora, aspetta che lì c'era un cecchino che mi ha rotto tipo il cazzo. Non te lo aspettavi che ti piombavo in culo, stronzo? Ok. Va bene, va bene. Va tutto bene. Questo secondo me riscende a boccione così. Lo vedo uno da boccione. Ah no, riscende proprio qui. Di prepotenza. Vuole affrontarmi di nuovo, non ha paura. L'amico un po' sì. Madonna. Allora, aspetta, piano. Dobbiamo cercare di fotterlo e ricaricare. Perfetto. Mamma mia, raga, che cazzo di scontro è. Mi ha fatto un rasenniesce. Però ce l'abbiamo fatto. Marcolone, bello più per i 7 mesi. Perdonami se ti leggo solo adesso, intrippatissimo. Un saluto a tutti. Non sto potendo. Il mio, sono ovunque. Cazzo mi ha fatto. Questo qui. Perché si è abbassato così? Cosa volevi farmi, fratello? Però dai, sta andando bene, raga. Fight dopo fight, ce la stiamo cavando. C'è qualche abilità incredibile qua. Massima allerta. Ancora? Un uomo. Un uomo, cosa minchia guardavi? Una mossa finale. Don Pet, bello mio, come stai, ragazzoli? Un salutone a tutti. Mamma mia, pure su Twitch, Giuseppe. Sedi, porca madonna. Benvenuti a tutti, benvenuti. Cazzo di bang, raga, mi devo abituare. Molesto, va minchia, vecchio stile, raga. Vecchio stile, un tuffo nel passato. Dai che questo mi entra da qui, raga. Dai, sali. Che se lo prendevo. Ma è morto. Dai. Dai. Devo prendere il mio loddi, raga. Niente.
va bene. Sì, vabbè, ma alzati. Sì, vabbè. Ok, adesso siediti. Porca puttana, dai. Ci fate caso, raga, sono alert. Non so se si sentono, ma adesso mi puoi far sapere se si sentono bene, che in caso vedo di alzare i volumi. Aspetta un attimo. Impossible, che cazzo ha detto questo? Oh, io me ne vado un attimo. No. Minchia, me la devi succhiare. Topo. Posso prenderle il loading? Minchia, quasi quasi me la tengo quest'arma, è illegale. Ok, ha preso il loading. Teoricamente dovrei prendere il cazzo. Godo, mamma mia, il buzzb. Ok, con calma. Oh, ma è una partita frenetica però. Non sono fortissimi, però uno dietro l'altro, raga. Tu con le cuffie lo senti bene? Ah, perfetto. Sei un po' scarsetto, ti ringrazio. Guardalo lì, guardalo là. Giochi da poco? No, onestamente no, un bel po'. Minchia, quasi 3 anni. Sono sudato. Tua madre! Un culo, come cazzo lo confermo? Che vi immaginate, raga? Colpo della vita. Ok. Io voglio farmi quello a torre. Il problema è come minchia me lo faccio. Domanda da 300 milioni di dollari. Ma... che culo! Che topo di merda! Tu! You are mouse, bro! Porca puttana, l'avete visto? Pure con le mine! Buonasera, Devil Mirko, Berdemi e benvenuti, ragazzoli. Un salutone generale a tutti, a chi mi dimentico, raga. Segnalatemi eventualmente se sono troppo stronzo, ma... già state vedendo che c'è un fight dopo l'altro, non posso neanche girarmi. Guarda, c'è un coglione lì. Nemico in arrivo. No, dai, non andare di nuovo a torre. Mamma mia, meno male che l'ha lisciata. Ok. Quanto siamo? Che ancora, ragazzi, c'è gente. Allora, facciamo un bel UAB. Se ci mettiamo il cuore in pace. Allora, UAB ne abbiamo uno lì. Minchia, 3 a prigione. Ma dove minchia erano questi? Io ci vado. Tipo subito. Guardalo lì. Guardalo là. A uno in teoria è qua. È lì. Uno è sopra. Minchia, però fa un po' cagare alla lunga. Ok. No, non mi piace. Non mi piace. Dai, è immortale, buon uomo. Oh. Che cazzo. Ce n'è ancora uno? Sempre sopra, ma dove minchia sono? Vuoi giocare con me? No, non sto giocando oggi con la chat, San Polo, vedo mio. Cioè, chiudiamo le porte, così se non si sentono i passi si sente la porta. Allora, adesso che si è finito il ritorno, teoricamente io prendo sempre il cazzo di solito. Io per evitare questo vorrei prendermi una... cosa vi dicevo? Dai, sono... non ci credo. Sono due.
Ok, l'autore se volevo comprarmi l'ho trovato. Dai. Rozzo! Fa culo! Manculanzia come faceste venere! Tira, tira! Prendine un altro, quanti rimaniamo? 6 persone! Mamma mia! Come si sblocca la mimetica dorata? Ma mi pare che era un evento! Non so manco come ho fatto, io ho giocato e basta, ma ogni tanto controllo le mimetiche e me ne trovo alcune sbloccate. Ti giuro a caso. Se intendi quella che ho io, se intendi quella dorata proprio c'è scritto, ci sono le sfide. Dove cazzo è il bombardamento? Ce n'è uno lì. Oh, porca puttana. Ja, sparatevi che pensi a me. Allora, sono 6 persone, da una parte mi tenta andarci, però ne abbiamo uno qua. Che vorrei vedere dove minchia è. Così di prepotenza. E ne rimangono 5. Uno sono io, uno è a Casa Verde, uno era lì, uno è qua. Oh. Mamma mia. Ok. Quindi rimangono i due là sotto adesso. Per forza. Che non si stanno sparando, tra l'altro. Oh. Ok, ne rimane uno. Non morire ora, Sly, perché mi incazzo. Minchia è questo? L'ho visto? Dai! Yeah, ma itto in faccia questa... Non ci credo. Cioè questo mi sta tirando di tutto. Si vince così il nostro Skycapo Bianco. Guardalo lì, sembra convinto. Con la giravolta, tra l'altro, l'ho fatto. Guarda con quale giravolta felina. Guardalo lì, con quanto stile. Sì, sì, primo game, primo win. Nessuno. Guardalo lì, questo è stile, cazzo. Ci vuole stile della vita. Guardalo lì. Bella, bella. Loris, vado mio. Mostro, Sly mostro. Vabbè, la lobby dai, era anche accettabile. Dai, dai. Ci sta. Speriamo continuino tutte così, raga. Allora, prossima partita me la devo fare MK. Oh. Due coglioni, Enrico. Perché scassi il cazzo? Grazie, Turi, bello mio, per il Prime. Grazie di cuore, brother. Dimene! Domani devo recuperarmi Resident Evil. Domani a luna esce l'altro episodio, l'episodio 7, brother. Grazie, grazie, ragazzuoli. Sì, ready words, ready sto cazzo. Grazie, grazie ragazzi. Dai, questa è andata bene, ragazzuoli. Spero vi sia piaciuta perché adesso prenderemo il cazzo tutto il tempo. Cinese, bello mio, scusami, non ho gli alert, non ho gli alert, bro, io ti amo. Grazie, bello mio, scusami. Non ho gli alert su Twitch perché devo aggiustarlo. Grazie Paolo per i 10 bit. Uè, coglio, bello mio. Tra l'altro pure vi insulti, sti cazzi, 10 centesimi per un insulto. Grande, bro. Melo biondo, bello mio. Allora, dove cazzo è? Ritorno su Futtiero. Eccolo. Forza Roma, bello mio, benvenuto. Allora, ne facciamo un'altra. Devo giocare MK perché hanno riscattato la sfida. Raga, è l'ultima che faccio però MK, Non lo riscattate più perché veramente mi secca, raga, proprio. Devo toglierla sta sfida di merda. Lo faccio giusto perché ormai è stata riscattata. Speriamo che la lobby sia decente. Giochiamo di cecchino, raga, che di solito col cecchino da MK mi riescono delle cose che manco col pad. Solo questa,
Tutto bene, Leo, tu come stai, brother? Lai, non riesco a guardare gli horror, ma entro e metto like a ogni video. Vabbè, ma Resident Evil non è proprio horror pesante. Massimo è più thriller, tanto sangue, queste robe qua, però non è proprio... con la chat, ma in caso facciamo domani, dai raga, domani gioco con la chat, me lo state chiedendo in troppi. Mi rendo conto che ho rotto tre quarti di minchia dicendovi sempre poi e poi, quindi dai, domani si gioca con la chat. Ti smentisci mai, sei sempre il top, guardalo lì, un cinese. Sei mancato bro, come stai? Ah, proprio tu, basta che si vede tipo un briciolo di sangue già. Vai, allora facciamo una cosa, siccome odio gli horror... Quindi mi metto la mossa finale di King Kong, così non è troppo violenta. Cioè, comunque lo sto... Oh, minchia, raga, il nanetto che gli dà il pugno nei coglioni! No, devo usarlo, questo. Ma l'ho messa qui? Ah, no, non l'ho messa qui. Dov'è il nanetto? Aspetta. Ma quanti cani ho io, raga? In cazzo c'è un canile per mossa finale. 36 cani, raga. Il nanetto è bellissimo, raga. Minchia, l'uso. Vai, facciamo una cosa, siamo domani e dopodomani. Ci sei dopodomani, però non mancare dopodomani, ti disinstallo, Domani facciamo... Vediamo chi siamo, in caso facciamo io, Fede, invitiamo due di voi, oppure se c'è Warning, se c'è Molesto, vediamo come ci possiamo organizzare. E si gioca tutti insieme. Allora raga, ora dopo una win sappiate bene che adesso la lobby sarà ambestata di merda. Quindi vediamo come va. Prima mi ero fatto una partita a 220 di latenza avevo, raga. Sparavo i nemici e dopo 3 ore arrivavano i colpi. Mi faccio una sigaretta io nel frattempo. Oh, ma sembrano tutte skin base. Ma perché non si muove il pa... Ma vero, sono MK. Vaffanculo. Allora raga, se vinco da MK, che non ho mai vinto una partita da MK, mai nella vita. Se vinco da MK, ragazzuoli, vi mando il mio link PayPal, si accettano 10.000 in contanti. Che poi in contanti no, perché su PayPal, ma vabbè. E quindi è quello. Insomma, si accettano, raga. Se volete, se no, cioè, vanno bene anche 9K. Lo spostiamo qua, e poi sono disordinato, tutte cose in mezzo ai coglioni. Allora, buttiamoci a boccione. Magari prendiamo pad di merda. Spostati. Buttiamoci a boccione. Con un po' di culo prendiamo il cecchino. Faffanculo però. No raga, già non ci sia. Già ho schivato tutto raga. Già ho sbagliato tutto. E poi devo cambiarmi pure dei comandi, perché le granate com'è che le tiro con E? Faffanculo. Vabbè, ma vinceremo, raga, non vi preoccupate. Non è il pad che fa la differenza. Oddio. Godo. Sì, però si può avere un'arma che non sia un cecchino, cortesemente. Dai, no, questo è forte. Aspetta che io sono troppo scarso per fare ste robe, abbi pazienza. Aspetta. Eh sì, però minchia, ringrazia che sono da MK, Noemi. Vaffanculo. Ma abbiamo già una kill, raga. Vinceremo, è solo questione di tempo. Solo che quelli forti dobbiamo aspettare che si scannano fra di loro, perché io non ce la faccio. Lì c'è gente che si ammazza. Qua sembra già lottato. Lì c'è uno.
siamo da sotto. Prendi questo, prendilo lì, guardalo là. Che lo sento, è sopra di me. Guarda come mi inculo da solo col bombardamento, raga. Oddio, godo. Ok, con calma, stiamo facendo delle robe. Già il fatto che prendiamo delle armi è qui? Minchia, sento funi, cose, robe. Dai, ti prego, fatti ammazzare. Minchia, non ce la faccio, sono senza piastre. C'è una piastra, Dio cane. Minchia, mi sa che la devo comprare. No. No, non ho piastre, Dio. Sono lento allo shop, però ho paura. Vai. Vai, porca madonna che sbaglio. Mamma mia che complicato, come cazzo fa warning? Ora capisco perché muore mentre mi resta. No vabbè, no vabbè. Altro che i massist, ma su caste. Guarda che turnata della vita. Che cosa ho fatto, raga? Guarda che per me è tanto fare una roba del genere, eh? Cioè magari chi di voi gioca MK dice vabbè, niente di... Dai, porca puttana. Che se le sudo. Minchia, raga, ogni fight è sudatissimo. Ma meno male che la lobby è scarsa. Lancio di equipaggiamento in arrivo. Uno è sceso lì o sbaglio? Dai, mira di merda. Non si affaccia più questo. Non faccio troppo cagare. Va bene che sono MK, ma manco mi devi scendere così. Imprendibile quest'uomo, perciò. Tua madre. Non perfora. Perfora. Sai che ti dico, raga, mi posso sbagliare, ma questo è abbastanza pollo da farsi fare con mamma mia se smiro. Va bene, però raga, 5 kill per me è vinta, raga, eh? Per me è vinta, io ho già vinto. Cioè, è proprio complicato. C'è una macchina. Che cazzo è che prende la macchina? A parte me. Questo sta riscendendo. Mamma mia, ok. E questo non ritorna più. Facciamo un UAV, non abbiamo i soldi. Minchia però. Altro che warning, faccio più kill di warning. Proprio scarso allora warning, raga. Nemico in arrivo. Dai, non rompermi coglione. Ma FK. Vabbè. È comunque un corpo de corno, giusto per dirlo. Valerio, bello mio. No, vabbè, la lobby, raga, è scarsa. Minchia, sei scarsa. Ed è un bene, raga, che sono così, perché sennò... Ma sarei già morto, voglio. Cioè, già che da MK è già tanto. Cioè, vedi tutte quelle smirate. Prendi un player già in gamba. Ti fa. Ma porca madonna. Dai però, questa era bella, raga. Ma ce n'è uno? Ma come, in testa l'ho craccato, raga.
Ah, minchia chi era? Noemi! Ah, de corna Noemi. Godo. Ma stava sparando uno però. Cazzo, è scontro tra elicotteri? Guarda quello che è sceso lì, che topo. No, da dove? Non lo vedo. Non lo vedo. Mamma mia, sono un MKaro incredibile oggi, raga. Sto facendo delle cose. Quello non scende. C'era uno che sparava prima. Me la devo giocare anche un po' così sulla difesa, raga. Non posso pushare a caso. Io smiro da vicino. Sennò che da lontano, però. Oddio. Dai che mi hai visto. Dai. Affacciati, dai. Solo questione di tempo. Sarà rapido e indolore. Oh, vabbè, ma che cazzo hai? È un drago. Buttati, buttati. Ma non... è Noemi questa. Questa è Noemi. Oh, devo batterla, devo batterla. Sarò anche MK. Sono un cazzo di soldato io. Non... Dai, dai, che ora Noemi se ne approfitta. Madonna. Porca miseria. Mamma mia, raga. Vivo di ansia. Però ho fatto delle cose, eh. 10 bombe, così. Per uno che non ha manco i tasti settati, raga. Tante robe, eh. Arrivano dei nemici. Attenzione in alto. Ritorno non disponibile. È sceso qua. No. Gà, però quella Noemi è troppo strana, perciò, mamma mia. Ti scioglie. Cioè, mi sta sparando dall'altro lato di prison. Con quale mira? Io ho paura che c'è qualcuno sopra a boccione. Che st'elicottero l'ho visto arrivare. Guarda, guarda. Ah, non c'è nessuno. E qua sempre me mira, oh, ma che cazzo ha? No, tua madre. Gas in avvicinamento. Porca puttana, è una battaglia io contro lei o lui, boh. Penso lei, da dove si chiama Noemi. Ma magari è il ragazzo che gioca nel profilo di Noemi. Sono pure fuori safe. Provo a evitare. Faccio i cazzi miei per adesso. Magari se la fanno. Oddio. Che puttana. Mamma mia. Però questo era troppo nascosto. Magari si nascondeva da qualcuno, raga. Minchia, la safe è mia mentre. Non posso fare manco un avviso, ma povero, come nella realtà. Oddio. Ma, vabbè, dai, ma allora. Ma di che stiamo parlando? Allora non è il pad, sono proprio le mie mani. No, sto scherzando, raga. Quello si chiama culo. No, sono morto. Piastrati, dai, che non trovo il tasto. Ma uno è qua.
Merda. C'è un sacco di ansia. Tra l'altro siamo tre, se me ne approfitto mentre fighta con... Dove cazzo è il ter? Dai, però devi morirci. No, ho sbagliato, ho cambiato arma. Ho vinto! Porca puttana, non me ne ero accorto! Godo! Suca! Mamma mia, raga, che soddisfazione! Guardalo lì, grazie Tony per i 22 mesi! Era una sfida, Corvina, che culo, è la mia prima partita che vinco da MK, cazzo! Ma meno male che era una lobby di scarsi, a parte la Noemi, che minchia è un drago. Chissà com'è morta, raga. Mamma mia, raga. Meno male che se la sono fatta, Noemi, se no arrivavo secondo, probabilmente. Grazie per i 20 bit, Paolo, bello mio. A caso. Grazie, Kira. A caso, raga, completamente a caso. E vai di caffeina. Assalto, irruzione, esperto del combattimento a medio raggio. Ava caga. Che tiravo delle smirate, che ma va a cagare. Però ho vinto, raga, l'importante è questo. Bisogna sempre crederci nelle cose. Adesso basta più MK, raga. Così almeno andrò a dormire stanotte con un bel ricordo di una win così a caso. Adesso, siccome siamo troppo forti, raga, facciamo una 1v2 e la vinciamo pure, però col pad. 1v minchia, così, giochiamo di mitraglietta e cecchino, siamo troppo... Anzi, no, 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 sto giro, aspetta, usiamo l'assalto e mitraglietta. Il cazzo, il cecchino. Perché secondo me ci fa comodo fightare, avere sempre i colpi, così. Grande slide, pelo rosso colpisce ancora. Grazie Tony, bello mio per i beat. È finito poco fa, bro. No, no, sono da entrambe le parti, Senju. Sia su YouTube che su Twitch. Va bene, nessuno, bello mio. Buonanotte, brother. Figurati, ma non ti preoccupare, bro. Ah, ti guarda Resident Evil. Domani alle 13 c'è l'altro episodio, Tony. Mac ed M4? È una buona classe di merda, secondo me. Però siccome mi accollo sempre ste cazzate, ti farò contento. Però la uso, mi sa, nella prossima partita. Mac ed M4. Ma il Mac c'è, il Mac. Che cazzo stai dicendo? Aspetta, l'M4 c'è, il Mac non c'è più. A meno che intendi la VSP Swarm, dovrebbe essere il Mac, in teoria. Allora, l'M4, dove cazzo è l'M4? Sono 30.000 assalti, Dio mio. Che poi l'M4 non serve un cazzo ormai. Perché devi farmi usare queste armi, bro? Che cosa ti ho fatto io di male, per esempio? Partiamo da questo. Dio mio. Vai, dopo la faccio comunque, Valerio. Certo, raga, provare armi vecchie, tipo M4, queste robe. Non è male, eh. Però non in coppia, poi le proviamo in singolo. Volete vedere come sono le coppie, ragazzi? Di solito sono tutte sudate. Allora, l'unica cosa che devo sperare io è di non incontrare fight dove loro stanno troppo appiccicati, raga. Vogliono fight un po'... Già che c'è gente che usa le granate a gas, io mi aspetto una lobby di merda. Sì, ma non c'è più il Mach 10 su questo Warzone. Questo è su Warzone 1, era il Mach 10, però... Adesso quella che gli somiglia dovrebbe essere la VSP Swarm. Ma anche questa, quella che ho adesso, volendo, somiglia anche al Mach 10, eh. Madonna, ladra. Molesto. Vai, allora uso questa mitraglietta che mentre me la livello con l'M4, vai.
Però posso farlo nella partita dopo, perché l'M4 devo buildare. Purtroppo quando hanno aggiornato il gioco hanno tolto tutti i progetti che io mi ero fatto. Avevo tutte le armi, raga. Cioè, avevo tutti i miei progetti, bastava cambiarle così. Facevo subito anche nel pre-partito. Sopravvivi fino allo scadere per rischierarti. Uccidi per rischierare i compagni. Sono solo, coglione. Allora, c'è un fight incredibile lì. Sì, ci droppiamo dove c'è il bordello. Noi non abbiamo paura. C'è qualcuno? Qualcuno mi pusha? No, sembra di no. Veloci, subito, stimolanti. Guardalo lì. Scendi, una cassa, non c'è una cassa. Perfetto, abbiamo la mitraglietta, abbiamo vinto. Dov'è l'amico? Amico al piano di sopra. Dove cazzo è? Ah, è sopra sul tetto. Smirato, smirato, smirato. Madonna, ho smirato. Sei fortissima, bravo. Bravo, bravo. Ho smirato. Crazy show, amore mio bello. Hai visto la serie di Fallout? Devo vederla stanotte, raga. Devo vederla stanotte. Non fate spoiler, raga. Vi vengo a cercare. Io sono un fan malato di Fallout, raga. Non vedo l'ora di vederla. Fatemi sapere. Oh, ho trovato l'M4, bro. Ora non me la tolgo più, così ti faccio la sfida. Mamma mia. Ah, si può cambiare arma? Ma è pieno di gente. No. Un bradipo. Ok. Minchia, non ho colpi. Ok. Guardalo lì. Niente. Oddio. Il Grinch. Vai, veloce. No, tua madre. Lo sapevo che sua madre era una mina. Vai veloce, Castob. Che cazzo siamo ritornati? Tre season fa, ho le armi di... Tre season fa. Vabbè, dai, le provo, sti cazzi. Dobbiamo sopravvivere, raga. L'importante è sopravvivere. Tu sei forte, tu non mi piaci. Aia, minchia, fai i buchi. Adesso lui sicuramente sarà tutto gasato. Dice, vabbè, questo me lo faccio. Mi pusherà con l'amico e io ho armi di me. Di nuovo il castro, ma che minchia è? Scappa! Ok. Non abbassiamo la guardia perché qua dentro c'è qualcuno. Non so dove, ma c'è. La mitraglietta, cortesemente, si può avere. Sono morto. Sul tetto. Che se li sento vicini. Che armi di merda. Non mi fido. Ah, uso il bengala. Uso il bengala. Resso. Mi resso se muoio. Ok, sul tetto, è sul tetto. Alcuni sono sotto. Arrivano dei nemici. Attenzione in alto. Ok, l'ho visto. Lui ha visto me. Mamma mia, tecnica roccia se ne esce. Ok. Ci abbiamo fatto. Minchia, ma tutte armi di merda sto trovando, raga. Però bene. Fortissima l'M4, raga, comunque. Proprio potente. Ce n'è un altro. No. Dov'è che si è buttato questo? Devo prendere il Lodi. Morirò. Ecco, già c'è uno. No, dobbiamo stare attenti perché sappiamo che sono due. Dio, che cazzo saltellano questi?
Devo starnutire. Merda. E dai bro, pushami senza paura. Dai che siete due contro di me, che cazzo, mi devo pushare io. Dai pure il cecchino, tre contro me. Io me ne vado. Sono morto. Fuggi. Non mi segui? Ti piazzo il ventilatore. Guarda lì. Posso farlo, Illo? Non posso fare un cazzo, prendo un UAV. Richiedo ricognizione aerea. Minchia, c'è un team lì, ma sono ovunque però, che cazzo. Allora, qui c'è un team, io me li vorrei fare questi, ma ho tanta paura, il problema è questo. Mirano pure il Lodi. Ne atterrassi uno. Ok, se ne stanno andando, raga, posso prendermi il Lodi in teoria. Sì, dai, dai, si stanno facendo i cazzi loro. Vabbè, ho parlato troppo presto. Uno è sceso qui. Sono morto. Sono morto. Tua madre, tu e tutte le termiti di merda. Che sto c'avvi un arsenale. Che cazzo, push e basta. Termiti, granate, stordenti, sosuoro. Che cazzo. Una volta sono morto cadendo da lì e ho centrato il buco qua e non mi si è aperto il paracadute. Quando morirete così anche voi, allora forse possiamo parlare del nostro livello di sfiga. Bombardamento. Mi pushano. Ho tanta paura. Di nuovo l'M4, è destino che devo usare quest'arma di merda. Ma c'è un team. No. Fuggi! Guarda lì! Veloce! Veloce, tu non hai paura! Inseguimi! Perché non mi insegui? Devi inseguirmi! Eh sì! Tempo di reazione, mia nonna! Che belle le C4! Porca puttana! Niente. No, sono due. Ma che cazzo fa? Non apre il paracadute. Dio ti benedica. Meno male che non sono morto. Fuggi. 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 No! Fuggi! Guardalo lì! Porca puttana il cagarello! Sua madre è la regina delle puttane, Dio mio, le comandava le altre. Diceva, ehi, tu dai, tu dai. Che puttana, che cazzo. Si pushano in due così, si vanno pure inculare, è vero che questo. Ancora c'è il team sotto di me, bene. Qui è tutto aperto. Non posso fare niente, intanto aspetto i 18 secondi della vita, tipo. Un uomo. Mamma mia quanto sono ratti. È bello che io camminando così li sto facendo uscire pazzi secondo me. C'è qualcuno che mi spara, cazzo. Oddio! Ma che cazzo mi stai di... No vabbè raga, ma no no no. Ma di che cazzo stiamo parlando? Raga a caso, eh. Cazzi di bradipi. Culo, c'è l'amico sul tetto. Eh? No. Oddio. Manco l'ansia che ho. Shh. Ma che arma usa questa? Striker. Ok.
con calma. Uno ha preso la fune, uno ha arrestato. Con calma, Patriolo, buonasera, bello mio, Enzo Morris. Benvenuti, benvenuti, ragazzi. Qua si stanno scannando. Oh, il, di nuovo il bratipo di merda. Ancora ponte e badde. Minchia, questo è il cecchino pure. Ok, ok, calma. Già che siamo vivi. Oddio. No, da dove? Da dove? Da dove? Oddio, vabbè, ma sei il re. No. E qua c'è il morso, un'altra striker. Sono due. Oddio. Sopra di me. Via, ti immagino, raga, un colpo alla testa così me ne levo uno dai coglioni subito. Come on, bro. Giuseppe Costa, bello mio. Domani esce alle 13, bro. Se io vado tipo da sotto di prepotenza, secondo me c'è gente sotto. L'esplosione era di punzi. Ma se vado tipo di qua di prepotenza, qui si sale. No, aspettiamo, vediamo dove va la safe. Che questi sono due, manco e... Mamma mia, quando sono ratti. Dai, vediamo dove va sta safe. Oh. Dai. Ok, ok. Perfetto, la maschera. No, cazzo, ho preso. Ok. Shhh. Con calma, con calma. Bisogna mantenere la calma. Buongiorno. Quelli ancora hanno il tetto. Io sono in safe qui. Mi sa di sì. Forse. No, no, il safe è un cazzo. Il team sul tetto è un problema. Devo scendere, madonna. Però se scendo da qui mi vedono, prendo un po' di danno e vado da qui. E che cazzo ho fatto? Sono morto di safe. Vabbè, morivo comunque. Porca madonna, si può morire così però, dai. Se avevo una maschera d'oro salivo sul tetto. Guarda. Peccato, ragazzi, che stavo vincendo, cazzo. Stavo vincendo. La maschera, vero? Porca miseria, dovevo comprare la maschera, hai ragione. Un coglione.
Allora, quindi, ricapitolando, dobbiamo fare una singolo giocando con M4 e questa mitraglietta qua. Che è una merda, tra l'altro, già da come l'ho vista prima. Allora, M4, fucili d'assalto, guardalo lì, guardalo assalto. M16. M13, M4. Vediamo se abbiamo già un progetto, non abbiamo un cazzo, usiamo questo qui solo perché è figo. Allora, come buildare l'M4? Non lo so. Allora, intanto lo usiamo senza mirino. Usiamo senza mirino. Mettiamo questo qui che controlla il rinculo in un modo incredibile. Danni e portata, boh, penso questa sia la migliore. Abbiamo una skin decente. No, mettiamo questa qui così, è dorata. Vediamo poi il resto, no? Vabbè, questa penso sia la meglio. Un sottocanna. Ma... boh, vabbè, dai, ci mettiamo questo. Perché è rosso, fa cagare. Ecco, così molto meglio. Caricatore da 60 colpi, incredibilissimi. E poi ci rimane uno slot. Qua sono indeciso onestamente se mettere... se mettere il coso. Il mirino, no. Vediamo come senza. Vabbè, non è male senza. Vabbè, allora qualcosa per la velocità in mira, che apparemo un'anna. Perfetto. Mettiamo qualcosa così. Vediamo così. Vediamo con lì. Fanno tutte cagare, tranne questo. Bene, bro. Se perdo è colpa tua. Se vinco è grazie a me. Vediamo come va questa partita. No, le munizioni tanto, se, tanto fa cagare comunque, secondo me. L'unica cosa è che l'ho vista però lenta, raga. Fatemi provare. Mamma mia. Mamma mia. Però non sembra... non sembra male per danni. Ma perché, raga, questa volata qui... questa qui, la Jack Biffy B, questa qui controlla il rinculo troppo. Prima non c'era sta volata, quindi tante armi che si muovevano un po' come l'M4, che ha sempre avuto un rinculo un pochino rompicoglione. Vedi, adesso diventano immobili, quindi secondo me uno dovrebbe riprovare le vecchie armi, tipo M4, l'M13. L'M13C per esempio si muoveva tanto, adesso con sta volata penso che la tieni ferma. Tu hai il vino bianco, bro? Portamelo un goccio, bro. Io avevo solo il limoncello. Mula sei a tua casa, bro. E niente, bro. Sono sacrifici, Tony. Sono sacrifici. Samuele Liuzzo, bello mio. Filippo Bertolini, ragazzuoli, un saluto a tutti quelli che magari non ho letto. Enzo Morris, bello mio. Birretta e live di mio fratello Sly, bello mio. Il top. Frate 565, uè. Bello mio, uè. La mare, ci vuole la mare. Lo so, ma sono scarico, bro. Diciamo che sono mezzo raffreddato. Non so se è il top l'Amaro in questo momento. Cioè, devo andare a Tagperina. Devo andare, no? Che altro che Amaro. Oh, però dai, raga, comunque tutte belle partite. Tre ne abbiamo fatte. Vabbè, una era... cioè, ho perso questa minchiata lì. Però alla fine era bella partita anche quella. Cioè, a me sta M4 però mi sembra cazzuto, eh? Secondo me è una perla. Il video di Lucy sul DS4 l'hai visto? No, onestamente no, non so manco chi è Lucy. Ma che è quello che mi avevi detto, Tony, il torneo coppia? Devo vedere, bro. Devo vedere. Allora, vai signori, terza win, adesso dobbiamo fare 40 bombe, subito, record globale della vita. Già c'è uno qua dentro, lui è entrato dalla finestra, raga, è furbo. Avrà direttamente l'arma e io no. Poi faccio così, mi entra... questo si chiama culo, non è skill, è semplicemente il buco del culo quando si allarga più del dovuto. Dato che mi vogliono pushare, gli piazzo subito il fono qua. Dai. Perfetto. Poi piazzo subito qua il radar della vita, un GPS. Glielo metto subito. E sappiamo che c'è un coglione dalla finestra. Quindi noi ci affacciamo e facciamo così.
e lo disinstalliamo. Questo è il primo passo verso la vittoria. Il secondo stronzo è qui. Allora, come si pusha uno stronzo? Si tira una granata qua, attiriamo la sua attenzione. Lui è preso dal sound e poi noi la prendiamo in culo senza vasellina, ovviamente, perché ogni tanto bisogna accettare anche l'inculata con la sabbia, che fa molto più male, perché appunto si sentono i granellini che strusciano all'interno del midi socio. Scendendo qua possiamo ammirare il nostro Godzilla. È un pollo, ma lui non sa di essere un pollo. Io sono più What? No, va... No, dai, raga. Non si può morire così. Convinto che moriva una cuzzata, non gli ho dato l'altra. Cioè, sono morto con veramente... penso con il player più scarso del mondo. Dai, va a cagare. Basta. Non devo narrare più le mie robe. E questa era da Alt F4, Sebastian, una serie, eh? È stato terribile morire così. È un errore, cioè... Vaffanculo. Ma vabbè, raga, dai, ogni tanto dobbiamo regalare la partita anche ai più deboli. Ci sta, dobbiamo aiutare il prossimo. Ovviamente voi non avete visto niente, raga, l'ho fatto apposta. A volte pensate che mi sono fatto ammazzare. Che cazzo gente, l'ho fatto apposta. Un game insieme, Twitch. Allora, io domani gioco con la chat, brother. Se passi domani, qualche game, penso ce lo arriviamo a fare. C'è due coglioni. Prossima partita me la faccio, raga, doppia pistola. Ma no, ad Akimbo, proprio due pistole. Mi tengo quella dell'inizio e una del mio loadout, raga. Gioco così. Si sente il delay del joystick. Ma questi cazzi sono millesimi di secondo, bro. In base a come ti abitui non te ne accorgi. Se tu giochi con un pad che è molto più reattivo, magari prendi il mio pad, ti rendi conto. Però ormai è abitudine, ragazzi. Dai, raga, dopo questo, in caso, facciamo entrare la nostra Federica. Fede, tu te lo accolli, Fede, parti delle coppie incredibili, sperando che le lobby rimangano così, perché fino adesso, raga, sono tutti comunque lobby scarsi. So che poco fa mi sa che il più scarso della lobby era io. Ma ovviamente l'abbiamo fatto apposta, signori, quindi questa qui la vinciamo, utilizzeremo il cecchino stavolta. Ah no, vero, dobbiamo usare l'M4, vero? Madonna te, Valerio. Tu e il tuo M4, che mi auguro che scioglie, perché veramente se ti banno. Che puttana. Allora, vediamo come sta M4. C'è un nemico? Soldato nemico in arrivo. Eccolo. Dai che c'è la nostra preda. Ma fa un po' cagare così a occhio. Dai, già lo so come va a finire. Già lo so. Già lo so, è colpa tua, Valerio. Per me questo è altro. Mi dissocio, dai. Mi dissocio, ragazzi. Sono sempre sudata. Mi dissocio di nuovo. Allora, provo l'M4, bro. Facciamo così, vale. Provo l'M4, se prendo il cazzo subito e che non sia per colpa mia ma per colpa dell'arma, cambio classe però, Io te la provo, ti do questo piacere nel vedermi morire male. Ma fattelo dire, bro, godi con poco. Che coglione, si è preso la sua stessa mina. Poi guarda questo qui che mi fighta con la mia... Cioè, me la piazza così davanti, di prepotenza. Ah, è risceso qua. Piazza una mina. Sopra di me. Where are you, bro? Minchia, c'è la cassa del mio loadout qui. Cassa rossa, no? Dove minchia è la porta? Oh. Eccolo qua, l'M4 della vita. Preparatevi, raga. Che adesso voleranno tante madonne. Prendi tutto, ricarica le piastre.
Guardalo lì. Mamma mia, meta. Dai, ma che schifo di armi, tutti e due. Questa era pure senza piastre, raga. Mamma mia, fa troppo schifo però, però. Dai, dai, ce la possiamo fare. Faccio i cazzi degli altri. C'è uno sotto di me. Ho un cazzo di lanciagranate scarico. Non ho paura di usare. Due colpi di pompa, raga, mi devono bastare. Dove minchia è? Oddio. No, dai, no. Ma che cazzo di pompa era? Scarico pure quello. Perché non sparava più? Porca madonna, però. Cazzo di pompa, tra l'altro, fatti con il pallettone, il colpo singolo. Dai, che armi di merda, porco dio, dai, che dio di un M4 del cazzo, anche se non era quella maledizione dell'M4, ho sempre perso con l'M4. Mai più. Mai più l'M4, raga. Mamma mia, che schifo. Ha 20.000 colpi con un calibro 50 sullo stomaco, raga. Questo mi batte pure. Che gioco. E comunque in tutto questo io sto squagliando. Posso giocare? Sono forte. Beh, in effetti ci hai messo pro nel nome, quindi direi di sì. E di se vuoi giocare Raxort. Per me, non sto giocando con la Jazz. Se passi domani ci facciamo qualche partita. Però mi devi fare 30 bombe, dato che hai detto che sei forte. 30. Penserò un'altra classe. Io ho paura, bro, onestamente. Già che tu pensi. Sì, mi sto spogliando, Fede. Perché ora tra poco devi venire tu e già. Vedi che già sento che altro. Cazzo ci posso fare. Il Sidewinter lo volevo provare, bro. Anzi, sai che ti dico? Ora lo uso invece. Al posto dell'M4. Tanto ci oscuri mezzanotte non può fare, raga. Qualsiasi arma è più forte dell'M4. Io l'ho visto, è pure messo su consigliato e ho un progetto, però senza il kit di conversione. Perché diventa tipo una specie di minigun col kit di conversione. Però non mi piace tanto, onestamente. Allora, se non sbaglio, è fucile da battaglia. Sidewinter, questo qui. Io ho sto progetto qua. Non so se è forte, però voglio provarlo. Minchia, a me non piace col kit, onestamente, bro. Diventa proprio, non lo so. Così spara lento, raga. Però, minchia, ogni colpo è una cannonata. Cioè, guarda qua. Tua madre! Tua madre, madre, madre! Tua madre! Questa mitraglietta fa proprio schifo. Guarda come gliel'appoggio sul divano. La Renetti Brother è stata nerfata. È comunque un'arma utilizzabile, perché secondo me tra le pistole penso sia comunque la più forte. Però è stata nerfata, non è più meta come prima. Ma è durato tipo, è stato in meta tipo 2 giorni, 2 o 3 giorni. Ehi. Allora, raga, dai, quante kill farò in questa partita? Da 0 a 5, da 5 a 10, da 10 a 15, da 15 a 20. Secondo me prendo il cazzo su, è il primo fight, raga. Sì, vabbè, non ti preoccupare, i pugni wifi vanno di moda, TTV sopa e... Però uno l'ho fatto, dai. L'importante è crederci. Dai, madonna mia, ragazzi, se morivo così, ti giuro, mi sale il grappolo. Sono morto. Sua madre, sua madre.
Sua madre? Sua madre? Madonna di una madre? Perché non ho armi, manco per il cazzo. Prendi pila. Dove cazzo è? Sento 30 passi. Oddio, rimbalzano! Dai, mi sono fatto distrarre! Ci sono, dai, i cadaveri che rimbalzano! Dai, non è che li vedi tutti i giorni. Fanculo. Vabbè, chi va come non ci sono armi. No, c'è uno qua. Che sfiga. Oh, voi ammazzatevi che io mi faccio i cazzi miei 2 secondi. Arrivano dei nemici, attenzione in alto. Sparo con la postura tattica. Dai, no, sua madre. Che ho preso uno con la zanzara. Che era lui. Dai. Coraggio. Perfetto. Gas in avvicinamento. Per un attimo pensavo delle robe. La mitraglietta esiste. Grazie. Ok. Una sul tetto, mi sa. Soldato nemico in arrivo. Minchia. Oh my bro. Oh my god. Oh my god. Oh Jesus. Oh Jesus. Mi fotte la kill. Tu ragazzi facci minchia. Guarda dov'è, figlio di puttana. Jesus. Jesus. Oh my god. Jesus. Ma come ti fotto sempre io, stronzo. Vedi pure le tue classi. E adesso lui riscende, tra l'altro. Guardalo lì, guarda com'è deciso. Peccato, ha preso il Lodi. E dentro. Ok. Con calma, con calma. Facciamo delle robe. Mi aveva questo strike. No, vabbè, mi tengo questo. Bello questo qui che usa il coso. Allora, devo provare il side strike heights. Vediamo che sia un'arma decente. Io disinstallo il gioco. Dai, dai, però ho fiducia in quest'arma. Nella mitraglietta un po' meno. Che uno è alla nave. Sembrava uno quello. Ma dove minchia è questo alla nave? Ma... oddio, buon uomo. Vabbè, ma squaglia. Minchia, è fortissima sta roba. Va bene. Ho scoperto il meta. Ce n'è uno qui. Un uomo. No, vabbè, ma è troppo forte, raga. Cazzo è andato. Madonna, il cadavere. Oh, è esploso. Hola. Bene, ce ne andiamo, ce ne andiamo. Mamma mia. Massimo, bello mio, Zafferin. Il gas è sempre più vicino.
Ce ne andiamo da sta zona, raga. Non mi piace. Soldato nemico in arrivo. Soldato nemico. Sudato nemico in arrivo. Ma c'è gente qua. Buon uomo. Vero. Mamma mia. Fa un po' cagarello. Che cazzo è? Sento passi ovunque. E lì? Cecchino lì! Mamma mia, è pieno di gente. Dai, me l'ha fottuta, pezzo di merda. Non è facile. Ah, era un flyer, no. Ma c'è uno. No, sono caduto, sono morto. Se io me ne vado tipo in safe, ragazzi, me ne fotto. Angolino, niente. Angolino. Oh. Aiuto. No, sì, tua madre. Sì, altri 300? Ne? Niente. Fanculo. Niente. Dai, porco Dio, non è entrato niente. Non so se smiravo io, buh. Madonna, dai Federica, che apro Discord ed entri. In teoria già puoi entrare, penso. Nel frattempo apro Discord, mettiti sul live che sto arrivando. Dammi 145 minuti e sono da te. Peccato però. Accetta tutto. Mettiamo Discord qua. Entriamo su live. Guardalo lì, guardalo live. Perfetto, Federica, buongiorno. Sera. Ok, aspetta, vediamo come ti sento. Parla, bestemmia? Se non bestemmia, parla. Aspetta che mi devo collegare alla play. Ah, ok. Allora, aspetta, devo aumentare soltanto un pochino il volume. Speriamo che non esplodo. Ok. Dammi 130... Sì, sì, sì. Madonna che mi esplode il PC! Dio, di quel... Se senti il rumore di un tasto, è il tasto del mouse che provo a premere. Niente, non posso. Vabbè, dai, vai a cagare. Dai. È che ti senti piano. Aspetta, aumento un po' di qua. Andiamo, parla. Ti senti? Ciao, purtroppo ciao, si sente piano. Purtroppo. Dovrei aumentare il volume, ma non mi fa. È una storia complicata, raga. Fidate. È complicato spiegarvi come funziona il mio PC. Dai. Minchia, piglia su mouse e ci utilizzasse talmente forte sul monitor che proprio che lo metto di nuovo in vendita sul sito. Porco. Ringrazia che sono povero, non mi posso permettere un altro monitor. Dai. Vabbè. Vediamo se dopo si sminchia da. Ritorno coppia. Avvia partita. Nel frattempo che cerca, io provo qua. Oh, aspetta che forse. Oh, adesso funziona. Vaffanculo, va. Ok, adesso in teoria dovresti sentirti più forte. Vediamo. Mamma mia, sto per esplodere. Ciao. No, sto per esplodere, raga. Per sbaglio ho aperto Premiere Pro, madonna. Porco Dio, consumo un sacco di processore. Ti prego, chiudete. Oh, raga, se il lag è normale, datemi 5 secondi, Dai, chiuditi, ti prego. Porca puttana, esplode il PC, raga. Già vedo il fumo. Si era già bloccata la live, te lo dico. Va a tratti. Vale male. Poi 3 ore per aprirsi, dio cane. Ancora non si è aperto. Aspetta, è bloccata. Sì, aspetta un attimo, la si aggiusta.
chiuditi. Ok, si è chiuso. Dimmi che si è sbuggato tutto. Aspetta, va a tratti, più veloce. Non si è sbuggato. Si è sbuggato? Ancora no. Aspetta che magari aggiorno la pagina un secondo. Vediamo. Questa pubblicità. Si è sbuggato, raga? 2, 1. Vediamo. Mi dà ancora tratti? No, sembrerebbe di sì, forse. Vediamo anche gli altri, vediamo. Che a me va tratti, ma non so se sono io. Aspetta. Ah. No, non si è ripresa? No. Dai. Come cazzo è possibile? A me va tratti. Dai, ma come minchia è possibile? Aspetta, intanto qua terminiamo. Mamma mia, dai, un errore ho fatto, raga. Vediamo, magari vediamo se si riprende. Ho sbagliato, ho aperto Premiere Pro. Dio mio. Aspetta che controllo un attimo una roba. Ma l'audio si sente bene? Aspetta, perché io ci ho mutato. Aspetta. Vediamo, parla. Prova, sa. Ah, sì, si sente, perché è in ritardo, si sente. Aspetta, raga, che controllo, eh. Forse sei ripreso, Sly. Aspetta, sto controllando, non mi era mai sugare, già in dagingo pubblicità. Sì. Ok, raga, si è ripreso, io la vedo che si è ripresa, eh. Sì, anch'io. Mamma mia, raga, il panico. Per sbaglio ho aperto Premiere Pro, esploso un PC. Adesso mi credete? Un errore, raga, un errore ti costa una live questo computer ormai. Mamma mia. Dai, l'importante è che sia ripreso. Ok. Perfetto. Come al solito e vieni da. Oh, c'è uno sopra. Perché di solito ti drop sul tetto? Sì. Si è buttato? Si è sceso dall'altro lato. Oddio. Dammi un'arma, guardalo lì, guardalo là. Sei solo tu qua dentro, io sento forse altri passi. Allora, c'è gente a control center. C'è gente sulla casa di fronte. Che stanno per morire fra 10 secondi esatti. 1, 2. Craccato, dai. Guarda che ci sono qualcuno vicino. Buon uomo. Ah, va, non gli fa la mossa finale, va a cagare. No, la mina te la devi mettere, sai dove? Arriva. Tanto che sono messo. Dai. Quanti? Mi sono entrati da sopra. Uno, ma no, due, scappa. Non ti preoccupare, bro. Mi ha fregato pure il cestino. Vabbè, sanno già di me. Sono dei fenomeni. Anche a me mi hanno gamato male. Oh, ma tu ora non sapevi di me. Sì, lui sì, invece. Guardalo lì, guardalo là. Capo. Mamma mia, meno male che non mi ha confermato. Questo era talmente cagato che gli è morto l'amico. Che non mi ha pushato. Arriva l'amico da te, Shadow? Minchia, io devo give appare? Ho trovato un sacco di contanti. Minchia, c'è gente da me. Oddio, buon uomo. Ok, ne ho uno lì pure. Dai, ma non è possibile. Che io non capisco. Io non capisco. Super lag YouTube. Minchia, bro, sei arrivato proprio. Ti chiami così, poco fa stavo esplodendo. Mi sa che è colpa tua, forse. Non colpa di Premiere Pro.
Allora, ci sono 37. La squadra ha raggiunto la zona sicura. Ma che cecchino di merda. Hai rotto il cazzo tu. Che cazzo. Mi è esploso. Allora, io ho 8000 e volendo, se ci riuniamo possiamo fare il lobby. Dammi tutti i contratti. Allora, se cade sopra, qui. Minchia, cade sopra. Ma rimbalzerà, fidati. Guardalo, vedi? Previsto, tutto calcolato. Allora, vediamo sto Sidewinder e sta arma di merda. Qua ricarico le munizioni. Salgo sopra. Guarda già come ce la stiamo giocando così di prepotenza. Sei giù. Sei rimasto con la bocca aperta. Twitch si blocca di continuo. Cosa fai? No, è fluido Twitch, ragazzi. Lo sto rivedendo, si è ripreso. Provate a ricaricare la pagina se continua a darvi questo problema. Anche perché non è una bella scena vedere la mia cauca aperta. Non è il massimo, diciamo, della. Lì hanno fatto il lobby. Allora io prenderei la funivia e andrei a prigione. Mi metterei qua. Ah, così male. Sì. Vabbè, prendo il cavo in caso. Guardalo lì. Dale, guarda. Con quanta precisione. Brava Fede, guardalo lì. C'è uno lì, eh. Quindi appena saliamo ce l'abbiamo a sinistra. Anche in mezzo, guarda. Secondo me facciamo una minchiata. Sei ancora in tempo per buttarti. Allora, c'è una cosa. Destra. Io pure, perché quello di AVG. Ok. A caso. Occhio, perché secondo me c'è altra gente. Va bene. Ci sono i contratti, c'è l'autoresse. Qua c'è un po' di roba. No, torre non c'è niente. Ma l'amico non te l'aveva pingato? Oddio. Non ho guardato, scusa. Minchia, sotto mi sa che ce l'abbiamo, eh. Uno scende lì vicino torre. Craccato. È che è lenta a sparare sta roba. Mi sa che devo darle una possibilità col kit invece. Sa che salgono, eh. Mi sento sotto io. Sì. Sì, sono già lì, due. No, non ci scende, non ci scende. Oh. Vai tranquilla, è tutto sotto controllo. Allora, in questi casi si fa così, guarda. Guarda come esplodo. Che facendo, dai? Il tutorial... Tutorial come prendere il cazzo in 0,4 secondi. Ma non ti preoccupare, è tutto calcolato. Ma vai a cagare, bro. Vai a cagare, bro. Tutto calcolato, Fede. Livello 4. Però vedi, facendo così ci siamo tolti il pensiero se pushavano, se non pushavano. Se almeno non abbiamo più l'ansia, sappiamo che loro hanno preso il cazzo. E che start... Oh. Sono due paperelle. Odio le paperelle. Ma perché pushi così, avvisa? Fidati. Fidati un cazzo, ho sbagliato. Non è una paperella. Oddio! Non hai idea. Una era una paperella, no, confermo. Ma come ha fatto a prendermi il bombardamento? Ero in casa. Allora, altra è bestemmiata. Terra. Ah, ti ha preso non da... Non credo. Il bombardamento. Ma ero in casa. Ero sulle scale. Ah, io ciò che ho visto invece è stato pazzesco. Ciao, Mimina. È tornata Mimina. Io ho visto delle cose assurde. Mimina, buon tonno. Ma come fai a giocare con 80 fps? Non ti dà fastidio? Bro, non è che se potessi scegliere, sceglierei 200 fps, no? Come quello che dice, ma perché hai la Panda? Non ti piacerebbe avere una Ferrari? No! Fa schifo la Ferrari, meglio la Panda. Scusa. Dio Zafferin, giusti paroli massimo. Che cazzo. C'ho un PC di merda, guarda quanti fps faccio nel caricamento. 700, ce la fai tu? Sono nel caricamento, vero?
Cos'è che stai spaccando? Tutto questo sound mentre mi faccio una sigaretta. Regaliamo una 40-90 a quest'uomo. Vedi, Nicola Zinetti è un grande. Vedi, hai detto una cosa incredibilissima. Io lo apprezzo molto. Twared, bello mio, come stai? Da quanto tempo? Lo so, è da poco che sono ritornato su Twitch, bro. Però mi fa piacere che piano piano sto vedendo tanti nomi incredibilissimi. Guguglie, lagga bro. No, non lagga più, bro. Devi ricaricare la pagina. Laggavo prima. Ciao bellezza, Sly non a te. Allora, a mia mannagate fino a prova contraria, no, modestamente. No, Venom, bello mio. Buongiorno. Hai qualcosa da ridire? Beh, magari non avrò la tua stessa bellezza, però comunque ho il mio fascino, cioè voglio dire. Ah, ok. Questo sembra sudato. Bisogna sempre avere autostima, raga. Sappiatelo, sempre. Nessuno di voi è brutto, anche perché ho visto Cessi avere ragazze incredibili accanto e quello mi ha dato speranza sempre nella vita. Forse avevano i soldi. Brava, esatto. Esatto. In quel caso diciamo che forse è il portafoglio che parla. Ah, devo diventare ricco, raga, basta, devo diventare ricco. Minchia, vi faccio vedere, su Instagram vi posterò una storia al giorno con una ragazza diversa, vi giuro. È che il destino lo sa che poi faccio danno io. Allora dice, aspetta, manteniamoti povero, che già, basta, eh? Assai vuoi. Comunque sembra una lobby sudatissima. Oh, a me nessuno ha sparato, sai che era? No, no. Su questo ti do ragione. Non hai i piedi di Fede, ma tu non lo sai come sono i miei piedi. I miei piedi sono piatti. Anche lui sa come sono i miei. Rigorosamente pelosi. Massimo, finché non droppi 50 euro non lo saprai mai. E niente Massimo, qua, qua è una questione di zafferi. Mina, ma ti ho letto su YouTube, se non, se tu, no, tu scrivi con l'audio mutato probabilmente non vedi manco se uno ti risponde. Ti leggo e così qui mi calcoli. Cagare. Dai che sono sceso, dai che ho i poteri. Non ho i poteri, le abilità. Che arma di merda è questa? Ah, questa è l'arma quella che poi appena li uccidi. Dai, ma che arma del cazzo. Sai qual è una delle cose che odio di Rebirth? Sa cazzo di sirena. Dio mio, ce l'ho attaccata sempre i coglioni all'inizio. Allora, io sto pushando. In teoria c'è un team lì. No, no, ma pusha pure da solo, non ti preoccupare. No, vai tranquilla. Me li faccio e torno. Cheat. Cheat. Guarda, guarda, guarda. Ti faccio vedere come me li faccio. Aspetta. Manca poco. Di tempo. Mancano pochi attimi. Sta per succedere. Oddio! Sono... No, vabbè, un horror. Io sono nella merda. Ti prego non morirmi. Che io sono morto. Che... Oddio! Porca puttana, lui. Ma guarda che non mi fa il cecchino. Mamma mia. Shh. Guarda, Godzilla di sto gran cazzo. Ho ucciso Godzilla. Oh 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 oh, qualcuno ha preso. Aspetta. Push me, bro. Piazzo una claymore. Lo piazzo 30.000 e due. Mamma mia, vivo di ansia. Sarò nella merda io. Figlio di puttana. Merda. Vedete che sono un po'... Io vado in nave a cercarmi qualche piastra, qualche... Perché qua c'è gente però, uno è appena sceso a nave da te. Ah bene, sono senza piastre. Sto arrivando, vediamo. Che cazzo fate a non incontrarvi voi due che siete tutte e due lì? Vedo che c'ho il radar. Me stai tirando? Ah, sono su quella casa. Mamma mia di gente, oh. Ah, uno è flyer. Due sono qua dentro per... Terra uno. Ok. Mi sa che ne arriva un altro forse. 50 uccisioni operatori usando Bruen MK. Guardalo lì, ho fatto la mia 50ª kill. Si vede che li uso tante. Arrivano. Io non ho la parte. Esploso. Sappiamo dove sono gli altri. Ricorda, il trucco è pusharlo prima che lui ti pushi.
Perché quando loro hanno il cazzo duro, bisogna rispondere con un cazzo più duro. Guardalo lì, guardalo là, trallallero e trallallà. Ma comunque volendo possiamo fare... No, no, il loading non lo possiamo fare. Niente. C'è gente, c'è gente. Ancora? Sotto di noi, mi sa. Sì. E questi qui mi sa che salgono di prepotenza. Allora, io ho le claymore piazzate sotto. Oddio! Ma tu e le tue... Dio mio, un horror sto cazzo di gioco. Altra gente che sale? No, mi fa... Occhio, che salgono. Falli arrivare. Gli tiro pure un grappolo di prepotenza, così io mentre mi piastro. 100 euro che muoio col mio grappolo, comunque. Ah, sì, domani c'è la live. Lo sape... Guarda, che gioco fatto. Coopurtusuroculo. Il grappolo... No, ora salgo. Il grappolo mi segue a me, cioè, non è che... Però adesso sono a ricerca di Sly Capo Branco, sti missili. Comunque, aspetta, questi qui provo a fotterli ora così. Sotto. No, mi sono incastrato. Sono morto. Scappa, Fede. Beh, ho sbagliato. Ero convinto di avere le stimolanti. Mi vado a stunnare. Ho sbagliato. Che poi mi ha fottuto. Perché ero convinto. Che mi mira da qua? Ok, sono vivo. Tento il loddy. Quindi give-up totale. Sono incastrati là sulla nave, però. Vediamo se becco qualcuno. Nemico sudato nell'aria. Sei tra gli ultimi 25, ben fatto. Ora ti raggiungo, tanto ci sono ancora quei coglioni da te. Arrivo. Che uno è lì. Ah, quello è quello che mi ha fatto il jump scare prima. Guardiano ostile in campo. Sto qua. Oddio, ma è... Devo pure sbengare, cazzo. Occhio, sono due, tre, boh. Sì, pure qua da me c'è un team. Sì, sono due team. Richiedo supporto aereo. Ti direi bombardaminchie. Oddio, c'è uno. Buon uomo! Oh, c'è... Minchia, vabbè, c'è il mio loot se vuoi qua. Però sono armi strane. Ho preso la doubt, arrivo. Una cazzo di coraggio. Cioè, ce n'è uno sopra la prigione. Ehi, bello mio, tutto bene, tu come stai, bro? Affacciati figlio di puttana. Non ti affacciare di là. Che mira di merda. Sì, ne ho uno sul tetto, eh. Ma tu dove sei? Sul tetto di prison. Ah, sul tetto che arrivo. No! Non oggi! Manovra evasiva! Sono sopra. Oh. Sì, aspetta. Ma se questo squagliano. No, ma perché sono allarmati, perché pensano ci sia io. Arrivo, sì. Terra uno. Io sono sotto, arrivo. Merda. Dai, ma l'ho pre- ah, ma ero senza corazze. Infatti dicevo che l'ho preso in piedi. Che cazzo è questo qui, quello invisibile? Non sotto, eh. Saldi attivi, prezzi delle stazioni sono ritoccati. Dai, succhia l'asma, la devi succhiare in tutte le lingue del mondo. Bad, scusami. L'appuntamento con la morte è rimandato. No, c'è l'amico, deve morire. Devo seguirlo ovunque vada. Ok? Va chemical. Ecco. Ragazzi, minchia! Oh, sono qua sopra, Sly! Ma che cazzo! Cazzo! Scusami, ero... No, non so dove... Cioè, io non li ho visti, giuro!
Mi ero intrippato con un team. Quello lì che mi ha pushato prima. Occhio che sono due su freezer adesso. No, 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 sì, no. Dov'è? Minchia, sul tetto? Sì. Io andrò a bocciare. Vabbè, questo gira largo, penso. C'è un po' da sudare. Fai la charge cecchino e mitraglietta a tuo piacimento. Vabbè, diciamo che è un po' quello che uso sempre. Quindi a prison c'era un team. Sono in fondo, sono in fondo. Ok. Alla zona sicura. Vabbè, già scassano la minchia. I think. No. Oh, bro, hai preso il membro. E l'altro è qui. Hey, bro. You are explosion. Cazzo sei, Tesla? Inseguivo uno che è scappato. Sopra, peccato. Sotto. Ero sopra, vabbè, sto risalendo. Fortissima sta roba. Hey, bro. You are explosion. Dai, sempre one. Però che due coglioni. Salta. Sotto di me, questi salgono in due. Io mi metto. Me prima perché sono sotto, mi sa. Mi metto qua. No. Liu. Merda. C'è uno sul tetto, Il mio grappolo che non serve a un cazzo. Però quelli loro, sì. Fortissimo. Porca puttana. Sono pure da me. Hanno preso la fune, è un casino. Io non capisco cosa sotto. Sono dappertutto. Però che qui non sono manco in sé. Beh, ma a sto punto stiamo sotto prison e basta. Sono sopra in teoria. Oh. Scendi se ce la fai. Fede. Merda. Là, sono tre team. Due team sono che fightano. Allora, io qua sono in un cesso safe. Il tempo che cago. Mamma mia, il collo. Ahia, come hai fatto a salire così tanto di livello? In che senso? Cioè, di livello del. Cioè, mio. Che cazzo di livello sono? Manco lo so. Come si vede il livello? Livello 560. Ah, sudando, bro. Allora, ho la maschera d'oro, volendo me la posso giocare, ma questi saranno camperati qua alla fune, sicuro. Vedi? Già sento i passi. Vedi dove sono? Minchia, ma io, ma vai a fare mago. Ma uno è qua sotto. Buon uomo. Dio, me la succhi. No. Scusami. Sono una merda con i coltelli, lo so. Non lo so, però è morto. Questo è il team di tutta la partita che ma mi ha fatto. Ma porco Dio, ma ti puoi incontrare un topo lì? Due con la skin verde così. Cazzo. Lì magari se scendevo con la mitraglietta. Non me l'aspettavo che c'era uno lì, onestamente. Peccato, però è stata una bellissima partita, ragazzone. Carina, bello, carina. Fabietto, bello mio. Rio Trudi, corpo de corno, bro. Ma figurati, Cristian, ma di che cosa ti devi scusare? Allora, quindi, Valerio, devo fare una mitraglietta a mio piacimento e un cecchino. Vabbè, allora già ce l'ho la classe. Uso il Morse e l'HRM9. È vero, Giorgio. Che avevo la maschera d'oro, potevo farmela con più calma. Magari lui non si aspettava ancora che uno entrasse da lì.
Facevo l'effetto sorpresa, è vero, però magari preso dall'ansia, così dal momento non ci pensi tante cose. Lì ci voleva Federica che mi diceva, Sly, calmo, tu puoi farlo. devi aspettare un po'. Oh, Sly, posso venire? Ah, dipende, se ti stai già eccitando, vai pure, però tanto sei a casa tua. Guardalo lì, Turbino 89, buon tonno, però mio, come stai? Pollici in su per farvi perdonare. Grande Gianni. Nicolas Sabatino, buonasera, brother. Quanto dura sto caricamento? Boh. Mi sa che... Ah, ok, è andato. Dai, raga, adesso si gioca col cecchino, quindi adesso io e Federica ci camperiamo come i pazzi. Io cracco e lei fotte la kill, io cracco e lei fotte la kill. Sempre così. Sempre. Allora, classe col cecchino ce l'ho qua. Corpo nei corno, eccolo qua. Si può mettere nei preferiti da qui? Oddio. No, devo stare attento a non sbagliare classe. Ah, però comunque le lobby, a parte qualche team magari un po' più sudato, però tutte decenti oggi, dai. Sì, ne hai uno sotto. Mamma mia, come può camperare così nel pre-partita? Se ne scende uno sopra. Craccato. Adesso lei se lo fa. 5 no. Secondi, ok. Gioco dalla season 1 di Black Ops Cold War su Warzone 1. Quando hanno messo la prima season. E sapete perché non ho giocato prima Warzone proprio all'uscita? Perché non pensavo fosse gratis. Zafferin, porco Zafferin. Io, oh Massimo, ti giuro, faccio i video di Zafferin Sopert, che l'hai fatto diventare un meme. Dove andiamo? Cioè, perché a livello di visual, onestamente, sono quelli che non vanno benissimo, quelli di Zafferin. Però siccome piacciono a te, buttiamolo lì qualche Zafferin. Io ormai scendo, dove scendi tu, Fede? A torre. Certo, per fregarvi le armi. Ehi, ne balli. Abbiamo gente sotto. Dai, guarda. Ma questo l'ho craccatissimo. Come fa a non morire, dai? Ma sul tetto? No, è sotto la torre. Si è buttato. No, ancora qua. Occhio, occhio, occhio. No, non sono morto. Un secondo. Sei nata? No. No, fanculo. Stava buttando, invece è ritornato sopra. Ho sbagliato. Ma io lì dovevo buttarlo, non so perché ho insistito. Che appena mi hai detto E1, ho detto vabbè, dai, magari salgo, sarà scraccato così. Anche perché non aveva scraccato, non aveva piazza. Bellissimo. Vabbè, ci sta. Allora, ragazzi, mi faccio una sigaretta. Mi raccomando, bentornato Pisellino. Appena io l'ho fatto diventare un meme. Tra la la, guardalo lì, guardalo là. Grazie, Fede. Attendo se posso venire a giocare. No, ma lo so, ti avevo capito, però. No, ma ci facciamo qualche coppia con Fede. Facciamo una o due partite, raga. Poi io chiudo anche oggi. Domani si gioca con la chat. Quindi se passi domani, bro. Domani in caso facciamo io, Fede e due di voi. Alla volta, va bene. Ovviamente diamo, raga, priorità agli abbonati. Però, insomma, proveremo a giocare con tutti. Il team vincente, mi raccomando, è una partita a testa, tranne se si vince, perché il team vincente non si cambia, oppure se finisce sotto porco madonna, che è una madonna, no? Che è diventata porca poi negli anni. Grazie Molesto, per lo mio, per i 50 bittoni. Quindi, o finisce subito, o vinciamo, si rifà la partita, se no si cambia team. Ah, ve lo dico già da ora, mi raccomando i microfoni, per chi ha Discord è molto meglio, per chi non ce l'ha almeno parlate.
o se non parlate non ditelo, tanto non parlate, così almeno io non mi smuto nel gioco e non mi faccio spottare. Allora comunque raga, l'arma qui, il Sidewinter, comunque non è malvagia, eh. Ha la cadenza lenta però, tale, per squaglia. Cazzo sta facendo questo? Minchia, mi sa che questa qui è una lobby bot, eh. Raga, squaglia sta roba, eh. Che ha 30 colpi, ma... ma te ne fai di nemici con 30 colpi? Che ci metti tipo meno di 10 colpi per uno. Il sabato non stream, Valerio. Sono da lunedì a venerdì alle 20, dalle 21.30 in poi, ragazzi. Cioè quando stiamo meno, quando stiamo di più, quindi non c'è un orario di fine. Di norma stacco sempre intorno a mezzanotte. Bravo, dipende molto dalle Madonna. E da mia madre anche. Perché la c'è una casa scupa a mezzanotte. Fucile a pompa con il kit. Ah, il capo. Non usare il fucile a pompa, Enrico. Bastardo. Allora, che prison sia, finché piastre non ci separino. Che culo, che culo, che culo, che culo. Ti mai niente, questo giocava da solo, Kinguino. Non c'è un'arma qua, c'è un cazzo. Sono morto. Ah, c'è gente. Allora tu sei di là, ma c'è gente qua. Mamma mia, per trovare un'arma veramente i traumi, ragazzi, queste volte è pazzesco. Oh. C'hai gente. Minchia, è pieno. Aspetta che c'ho 20.000 bombardamenti da me. Sì, vabbè, ma questi non sbagliano un colpo, quelli su prison, Occhio che arrivano, secondo me, perché questi proprio... Va! No, non hai capito, pensavo che mi stavi ressando, invece era un tipo... No. Che si è piegato di fianco a me. Ma dove sono? Sul tetto o su... È su prison. No, ma quello che ti ha confermato dov'era? No, era da me proprio qua. Sul tetto. Sì, ma questi... No, questi c'ha qualcosa. Aspetta. Ancora sul tetto. Ero io. Ah, è mica. Ti sei confermato davanti a me. Occhio, eh. Merda, figlio di puttana. Non hai visto in faccia, l'ho preso. L'ho visto in pieno. No, mica, ma c'è gente ovunque. Allargo un po' su nave. Ah no, c'è gente anche su nave. C'è gente qua. Gente ovunque. Qua. Boh, proviamo ad andare qua. C'è gente. No, il bombardamento, sono morto. Che culo. Mamma mia, non ci sto capendo un cazzo, è pieno di buff. La sua squadra ha raggiunto la zona sicura. Va bene. Mamma mia, a caso. Cos'è sta roba? Un cerchino di merda. C'è gente in teoria sotto. Ancora più sotto. Ma vaffanculo. Sono caduta. Ops. Ma sei tu? Ma porca, mi hai fatto puttana. Cagare. Sono cagato. Ma mi hai fatto cagare a me. Elicottero, occhio. Sono qui. Ma saranno a questo piano. Ma T
dai, nave. Da qualche parte. Nave, nave. Craccato. L'UAV di disturbo è attivo. Cioè, non ci credo, raga. Sei di nuovo in azione. Stacci dentro. Non ci credo. Tanto provo una cosa, ok. Avevo qualcosa, un sassolino sulla scarpa, dovevo toglierlo. Oh, c'è uno che mira da qua. No, ho sbagliato classe, dovevo prendere il check-in. Madonna. Aspetta, c'è una cosa. Mitraglietta me la tengo, cambio questo e mi prendo sto check-in. Oh, oh, lo sapevo, l'avevo sentito. Sono al primo piano. Oh, vabbè, mi sciolgono, madonna. Sono senza piastre, sono morto. Sì. Sono morto? Ecco, esce da dietro. Un drago. Dai, ma sempre un secondo. Sto dormendo, Valerio. Può essere, sto giocando un po' male stasera. Io ho sbagliato classe. Di solito va meglio. Aspetta, torno un attimo alla lobby. Che devo, così me la metto nei preferiti se non sbaglio. Ma sai perché sempre sto giocando male? Perché sto pushando così. Io di solito sto ferma col mio cecchino, bella, tranquilla. Tu devi stare ferma. Devi stare ferma, pusho io. Allora, aspetta quanto mi aggiusto qua. Imposta come preferito. Perfetto. Ok. Nel frattempo non vedo l'ora di sbloccarmi sta skin qua del lupo, che è bellissima. Avete visto il nanetto quanto era figo, però? Devo fartela vedere la mossa finale col nanetto, è bellissimo. Se la fai da in piedi è ancora meglio. Praticamente gli si mette sotto le gambe e gli dà un pugno nei coglioni. È fantastico, ragazzi. No, le lobby non sono male, Viper. Cioè, allora, prima erano molto più semplici di ora. Ora un pochino si è alzato il livello, però relativo, No, non sono. Io ammetto che sto giocando un po' male. Anche io sto pushando un po' anche così a caso. Ma sì, ho detto. Raga, più giochi e più anche stanchi anche tu. Notte, Christian, bello mio, a domani, brother. Notte. Allora, Rebirth, raga, è una buona mappa, però ha dei difetti. Il primo difetto, secondo me, di Rebirth è che cioè, sti 40 player, no? Se tu sbagli, diciamo, lo start, che magari arrivi a un punto in cui muori all'inizio, quasi ogni punto della mappa sarà già occupato da player. E questo, purtroppo, è brutto. Poi c'è un'altra roba che adesso non mi sta avvenendo, ma prima ero morto per sta minchiata qua. Ah, tipo torre secondo me, raga, ha bisogno di qualcosa, che ne so, anche una zipline, che cazzo ne so, da qui a qua. Cioè, ci vuole un altro modo per salire a torre, raga, secondo me. Perché torre è troppo illegale. Perché ci puoi salire solo da qui, oppure se ti ci droppi. Va bene che ci sono i palloncini, le varie robe. Però secondo me una zipline attaccata lì, dall'antenna fino a... anche fino all'altra antenna, cazzo ne so. Però un altro modo alternativo per torre secondo me ci vuole. Perché tipo Boccione ne ha modi per... cioè Boccione non è OP come torre. Se torre ti tirano un bombardamento puoi sopravvivere volendo. Boccione no. Fine dei preparativi. Ora chi entra in azione. Oh, dalle skin non sembrano male, Sembrano tutti un po' con la skin no, base. No, a parte il bra tipo che in prepartita ti piazza le mine per ucciderti, va bene. E già da lì possiamo capire la loro madre. Che lavoro fa. Raga, questa è vinta. Dici? È una pezzo di skin che è bellissima questa. Ritorno. E che vivi, i tuoi compagni possono... Floral Bee, bardo mio. Bene, bene, tu come stai, brother? Allora, questa è vinta, Fede. Tu camperati a torre, io scendo qua a casa e faccio una strage. Bravo. E poi mi svegliai sudato, ovviamente. Dai, già che manco la finestra partiamo male. Ho un pompa. Mi ha scammato la kill, perfetto.
persone di merda. Tua madre? Veramente, sì, ne ho fatte due però. Ok. Anche perché io... Esce un po' la testolina. No, non ho munizioni. Comunque non è male, non è male quel cecchino lì, eh. Minchia, io odio che mi dà sta cazzo di desertico. Minchia, ma oggi per centrare i tetti, ragazzi, sono un disastro. Eccolo il mio. No, sono morto. Easy. No, sono morto, solo il cecchino. Se la vi. Dai, ci sarà un'arma. Sono morto. Pazzesco. Ah, ma sono sotto, cazzo. Pensavo che erano sotto. Guarda, guarda come mira il laser. Cioè, non c'è. Ma raga, ma le casse. Ma la gente non vede nessuno. Eccoli. Pazzesco. Ma che cazzo significa? Ecco, questo è un altro difetto. Ottima uccisione, okay. Ma il resto della squadra sulla mappa tattica. Buona caccia. Non ci sono armi. Oh, anche l'M4. Capicciotto. Ma non bestemmio per rispetto, raga. Porco dio. Oh, piazzo il ventilatore qua. Se ti pigliava. Vedi che io devo giocare da cecchino e basta. Cazzo, non ho più munizioni fra poco. Sì, però devi anche lottare, appunto. Serares, bello mio, buonasera. C'è gente che va contro il cazzi. Oddio, oh my god, oh my Jesus. Il resto della squadra sulla mappa tattica. Cazzo. Un altro. Ma vai a cagare. Devo lootare. Madonna. Dov'è? Alle casette. Mica, questo usa il TAC 56. Mica, da quant'è che non la vedo. Salgono. Piazzo una mina. Oh, è qua sotto, eh. Sì. Oh, però vale. Salgono, vedi. Lancio una granata stordente. Veramente lo sta facendo andando a due all'ora. Metto una mina. Questi possono salirci da tanti lati. Salgo io. Ho gli altri operatori di quella squadra. Taniamo. Oh, è qua! Accendiamo in arrivo. Sono due. Come due? Ma tu dove eri? Sì, sono due. Io un altro team. Piazzo mine a caso, bellissimo. Compagno tornato in campo. Fa abbastanza schifo il TAC comunque. Provo l'Oddi. Sì, sì, sì. La vedo male, però provo l'Oddi. Vediamo, provo a darti una mano, me lo prendo anch'io. Ok, riprendo io il drone qua, me ne vado... a prigione. Ok, già c'è uno che è sceso lì. Ma dove stai andando? A pushare uno qua. Merda, ho sbagliato. Dai. Chia, però che cazzo. Sono morto. Ho sentito qualcuno. Dai. Vaffanculo, vero di coglione. Che mira di merda. No, no, no. Sappiamo dove sono gli altri. Che mira del cazzo. Guarda che erano qui, eh.
Ma ora non lo so dove minchia sono andati. Qualcuno è arrivato qua. Un altro arriva. Oh, ma un colpo non lo sto centrando, eh. Oh, sono qua, sono tutti qua. Caccato uno. Pazzesco. Terra uno. Oh, ma veramente? Gas in avvicinamento. Carica, 2 ore a caricare. Nemico in arrivo nell'area. Oh, ti arriva sopra. Da sopra. Dai, porco Dio, sono morto. No, come sei morto? È probabile. Tutti i compagni sono nella zona sicura. Attacco aereo ostile vicino a voi. Minchia, oh, questi li odio. Sto cecchino, mamma mia, proprio. Fai quando non hai proprio feeling con un'arma. Dove cazzo è andato sto stronzo? Secondo me sarà sulla... sul tunnel, tipo. Che è il collo, raga. Oh, vabbè. Faccio un UAV, vediamo dove sono. Uno lo sento, però. Richiedo ricognizione aerea. Ah, guarda, se ne sono andati di nuovo sopra. Oh. Ah, vaffanculo, a terra uno. Craccato un altro. Ah, peccato. Cerca gli altri sulla mappa. È andato verso nave l'altro, eh. Eh. Sono morto. Saldi attivi. I prezzi delle stazioni di acquisto sono ridotti. Uccisione confermata. Sappiamo dove sono gli altri. Dove vai, Sly? Ma vai a cagare. No, il flyer ho provato a sparare. Restano 10. Abbiamo quasi finito. E l'ho craccato. No. No, qua a controllo no. Incredibile. Oddio mio. Oh, cramperdo mio. Warzone farmi la cervica. Ritorno sta per finire. Mi raccomando. Minchia, prova a fare un UAV, Fede. Mentre che ci sono i saldi. A 4000 ce la faccio, sì. Eh sì, con i saldi penso di sì, costa 3000. Hai trovato lo shop? Che a giro che stai facendo, eh? In mezzo... no, quello dietro, sono andato a quello dietro. Ah, l'hai fatto già. Ah, ok, colpa mia, perdona. Abbiamo gente che flyer sopra prigione. Arrivo. Aria bersaglio marcata. Fuoco. Sai dove vado io, vero? La torre. Non vedo nessuno. Okay, ma dove minchia sono le persone? Oh. Allora. Oddio, che culo. Sì, qua. Oh, che bello che sei qua. Tutti piazzati. Uno a terra. Dai, sì. Come? Non lo so. Vi giuro, come non lo so. Già era stunnato, porco Dio, si girano a caso. Minchia, ora ho perso il loot. Di nuovo l'M4. Ah no, è il pompa. Dai, tutte ste armi di merda, no, però. Aspetta, ma qua casse rosse? Godo. Ho di nuovo il mio loot. Solo che non ho le abilità adesso. Qua c'è un'altra cassa rosa. Un bengala. Dai, non l'ho preso manco a morire con 18 colpi però, eh. Oh, ci sono due cecchini su prison. Guarda come gli mando un bel bombardamento. Brava, così scendono. Bombardamento alleato. Fatto. Alla zona sicura. Ah, ma sono da...
Dove sta andando verso di me? Ah, ma minchia, ma riescono a prendermi lo stesso? No, si sono messi in mezzo, al lato. No. Sì, uno già mira me. Dai, ma che stiamo, ma di che stiamo parlando? Un po'. Allora, è impossibile che sa di me questo qui. Ma proprio impossibile. Cioè, come cazzo fai? No, ma poi guardalo, guardalo a me. Cioè, neanche proprio a livelli. Già che mi fa da stunnato, ho detto, vabbè. Però minchia, che... cioè, io ci salgo a caso e lui già sa di me. Ma minchia è possibile? Allora, salgo dal tuo lato. Sono ancora... oddio. Sì, sì, sono ancora lì piazzati, proprio che mirano. Dai, me. Non ci credo. Io avevo pure un bengale. Niente, io non ritorno più. Sì, il problema è che quanto costa rissarti? 3.000. Ecco. Ci sono due persone ferme sotto prison, ragazzi. Guarda, guarda, guardali. Ma va, dai, guardali, guardali. Ma non hai i soldi, però devi lottare. Lo so. Ma... te l'ho detto che sono strani. No. Tenga un colpo. Sì. Va bene, vabbè. Dai. Sti gran cazzi, dai. Ci siamo divertiti, abbiamo giocato. È arrivato il momento di andare in letargo. Signori, noi ci vediamo domani su K2 Rai Gulp. Tutti i giorni dalle 15 alle 17. Ragazzuoli, vi amo e vi adoro. La tensione che si crea sul collo e le spalle e la posizione. Io sono stato un mese col dolore forte, non gioco da 2 settimane e mi è passato. Beh, di più viene se si gioca in mega up. No, vabbè, ma... oh, io mi sdraio a letto, passa tutto, raga. Signori, vi ringrazio per la compagnia, ci vediamo domani alle 21.30, mi raccomando.